Però. Ok. E lei si è recuperata la vita. Ci sta ringraziando di averla salvata e vuole entrare nel nostro gruppo. Gli lasciamo il nome che ha di base, tanto non è che mi interessi più di tanto, e entriamo in questa caverna. Sì, di là c'era una cassa con la stella, però chi se ne frega. Ok, questa qui è la tizia lì. Ci chiede come ci chiamiamo. Adesso gli ho dato un nome a caso. E andiamo avanti. Abbiamo sbloccato appunto i mostri da cava, se vogliamo chiamarli così. E lei ha le magie, infatti è una maga e può curare. Infatti è l'unico scopo che gli faccio usare nel gioco, dato che danni non ne fa. Sto sbagliando la strada. Sì. Sto sbagliando di nuovo. Ecco, questi sono bastardi, lo dico io. Cioè, continua a curare di continuo. L'unico scopo che hai nella vita. Come vedete adesso è leggermente già più difficile ammazzare i nemici. Infatti questi qua possono addirittura evadere dagli attacchi. Ed ecco perché sono bastardi. Ecco qua. Abbiamo sconfitto. Adesso se non sbaglio qua c'è una cassa. Però non si può passare. Perché bisogna fare tutto il giro dell'universo andando di qui. Ancora questi. Possiamo anche scappare dalle battaglie, però vi consiglio di farle perché si ottengono soldi che serviranno. Anche molto. Sì, però che palle. No, che item, oh. Devi curare. Te devi curare, non so se hai capito. Però che palle, oh, non si riesce ad attaccarlo. Ma è una cosa possibile? Ok, siamo quasi. Mi sto incazzando. Oh, un colpo io ho tirato. Fuori uno. Fuori due. No, col cazzo. Perché ovviamente sti cosi devono deviare ogni attacco possibile. Sto rompendo la tastiera intanto. Eccola qui. Abbiamo sbloccato appunto l'XP. Infatti adesso abbiamo dei punti esperienza con cui salire di livello. Ah, te cura. Che se no muori di sicuro. Questi qua sono molto lenti ad attaccare, però se attaccano fanno veramente male. Guardate, là c'ha la precisione di un bambino in preda agli spasmi. Ok, ragazzi. Abbiamo fatto tutto questo giro per cosa? Per andare giù di qua e prendere la cesta che era lì bloccata prima. Intanto sta qua. Se non sicuro ogni 2 secondi muore. Basta incontri. Fammi arrivare la cesta. Oh. Sì, c'era una stella. Non so perché sono voluto venire a prenderla. Ho solo allungato la strada. Ecco qua. Ora si cominciano a trovare anche i combattimenti a tre. Perché se sbloccheremo tutte le stelle si sbloccano vari aspetti del gioco che non si trovano in giro. Adesso non le ho mai prese tutte, per cui non so cosa si sblocchi, sinceramente. Ecco qua, siamo saliti ancora di livello. E qui c'è una cassa. Abbiamo sbloccato la fontana della vita, che non potrò mai prendere perché ovviamente mi devono rompere le scatole. Perché attacchi te? Perché attacchi? Chi t'ha detto di attaccare? Oh. E qui appunto possiamo rifornirci di vita. E possiamo appunto salvare. Così se moriamo in futuro siamo pronti. Oh, di qua come vedete è bloccato. Come si fa? Ovviamente dovremmo sbloccare qualcosa che ci attivi la porta. Ma questo è ovvio. Per cui andiamo qua giù e troveremo una cassa. Sì. Se ci arrivo la cassa, eh. Se non chiudo il gioco prima dal nervoso che appaiono ogni 2 secondi. Ok, sì, la cassa. Abbiamo un pulsante. E abbiamo aperto appunto una porta segreta. Infatti si dice, è appena successo qualcosa. Ma dove? Ovviamente io sapendo dove devo andare so cosa è successo. Infatti si è aperto il passaggio. Eccolo qua.
C'è appunto questo cristallino. Cosa fa questo cristallino, ragazzi? A parte che è un boss, una volta battuto, ci sbloccherà una cosa veramente molto figa. Questo è duro da ammazzare. Per il momento curo tutte e due così siamo belli carichi. Non attacca quasi mai sto qua. Però quando fa la mossa finale, cioè la mossa finale, le sue abilità, diciamo, fa un male che non immaginate. Soprattutto se attacca la tizia, ammazza subito. Ya. Non devi attaccare te. Ecco qua, si sta caricando per il suo attacco finale. È meglio curare prima che moriamo. E un ultimo attacco io glielo farei. No, niente, è vero. Quello stato non possiamo attaccarlo. Adesso fra un po' ci attaccherà lui. No. Non ha ancora sbloccato la mossa finale. Si è un po' lungo da ammazzare, però. Bisogna avere pazienza. Allora, qua bisogna curare che sta a morire. Che palle, dai. Eccolo qua. Ci ha fatto la mossa finale. Non toglie tantissimo, però ci ammazza tutte e due insieme. Dai, quanto ci vuole. Adesso attacco con tutte e due, facciamo prima. Oh, che bello. Ecco qui, ragazzi. Il potere cristallo è stato attivato e adesso ci sblocca appunto una nuova modifica nel gioco. Indovinate quale? Ebbene sì, ragazzi, il 3D. Abbiamo sbloccato il 3D. Qua, vabbè. Non so perché gli ho parlato. Comunque, possiamo andare via. Eccoci qua. Ora. Abbiamo sbloccato la musica a 16 bit, che però purtroppo non si sentirà. E qui invece sblocchiamo la vita, ovvero come vedete adesso sono apparsi i nostri cuori. Oh, un attimo che mi... Infatti adesso... Vedete, possiamo anche fare attacchi più velocemente, ovviamente perché siamo in 3D, ragazzi, completamente diverso. E possiamo subire finalmente un pochino più di colpi senza morire appena ci toccano. Allora, se non sbaglio, qua sotto c'era qualcosa. Sì, eccola qua. Ce ne sono addirittura due. Qua c'è una stella e là davanti c'è una carta. Niente di che. Eccola qua. Abbiamo sbloccato lo Zumba, che ovviamente è una parodia del Goomba, quello di Super Mario. Infatti ci sono alcuni riferimenti a Super Mario, fra un po'. Oh, qua ci sono i soliti tizi stupidi. Muoiono subito, a meno da zero esperienza. Niente, noi ragazzi seguiamo la strada finché non arriviamo dove dobbiamo andare. Ovvero... C'era una strada... Ah, qua. Eccola qua. Dovrebbe essere questa, eh. Che fa il giro dal dietro. No, qua c'è solo una cassa. Con cui c'è una stella. No, una carta qua. Senti, ragazzi, non mi ricordo un attimo dove si va. Però fra poco mi ricorderò. Appena noto un buco, eccolo lì. Ecco, dobbiamo andare di qui. Mamma mia, sti pipistrelli, quanto li odio. Io odio i pipistrelli in qualsiasi gioco. Compresi quelli di Minecraft, eh. Non è che loro sono esclusi. Ok. Abbiamo sbloccato le texture pixelate, non più tutto un coso unico brutto da vedere. E come vedete, in 3D possiamo passare appunto le Dimensional Stone. Le pietre dimensionali. Infatti, come vedete, ci ritroviamo nello stesso punto dove eravamo prima, dove c'era appunto i tizi di qua, i due tizi di qua, e siamo ritornati nello stesso identico punto. Però adesso, visto che possiamo passare dalle pietre dimensionali, tornando indietro nella mappa, infatti, come vedete, stiamo rifacendo lo stesso percorso di prima, solo che eravamo in 2D, magari sembrerà abbastanza diverso, ma è lo stesso identico posto.
Allora, se non sbaglio, eccola qua. Qui c'è la pietra dimensionale in cui adesso possiamo passare. Qua ci sono un po' di ceste, abbiamo sbloccato le vite bonus, ovvero che ogni tanto i mob possono dropparci della vita. E qui invece abbiamo sbloccato la telecamera che si gira quando prendiamo le ceste, uno zoom, diciamo. Infatti si chiama appunto camera zoom. Ok, noi andiamo. Ecco, come vedete, mi ha droppato un cuore. Oh, di qua cosa c'era? Niente. Strada senza uscita, giusto per ingannarti e farti perdere tempo. Ok. Adesso fra poco arriviamo in un nuovo villaggio. Vediamo qui chi ci sta. Ah, ok, c'era la stella, semplicemente. Anzi, non mi ricordo tutte le casse. Però la maggior parte sì. Vedete, comunque le texture per il momento sono molto bruttine lo stesso. Ma ora abbiamo sbloccato le texture in HD, infatti si vede decisamente meglio. Come vedete, si vedono bene i dettagli, diciamo. Sì, qua ci sono due stelle così una dietro l'altra. E noi andiamo avanti. Non devo andare di là, devo andare di qua. Però è un altro discorso. Ok. Qua ci dice alcune informazioni di dove dobbiamo andare. E qui sbloccheremo la mappa in tre dimensioni. Eccola qui, ragazzi. Abbiamo già la mappa in tre dimensioni. Dobbiamo andare in questa caverna, in cui sarà un dungeon con cui combatteremo a mano questa volta, non con combattimenti alla Final Fantasy. Infatti, come vedete, abbiamo sbloccato appunto la miniera. Rompendo i vasi, che però per il momento non possiamo, ma più tardi, proprio come Zelda ci può droppare alcune cose. Ecco, ci dice che è bloccato. Questo me ne ero accorto anch'io. Ok, abbiamo sbloccato che possiamo rompere i vasi. A cosa serve romperli? Semplicemente a ottenere vita. Niente di che. Oh, di qui c'è appunto un metodo per aprire la porta. Qui sblocchiamo le pressure plate. Ebbene sì, ragazzi, come quelle di Minecraft. E premendole attiveremo appunto la porta. La faremo alzare. Ecco qui. Come avete visto, abbiamo sbloccato appunto il meccanismo per le porte. Qui c'è una cesta in cui sblocchiamo questi maghetti che sono odiosissimi. Vabbè, spariscono. È un casino colpirli perché spariscono di continuo. Ok, bisogna dargli due colpi per ammazzarli. Aia, stardo. Ok, qui non possiamo andare perché ci serve la chiave. Dov'è la chiave? Qua. Semplicemente qua di fianco. Ok, sì, vabbè, sblocchiamo appunto le stanze trappola, in cui appaiono un pochino di nemici. Una volta finite, si riapre la strada normale. Ecco il punto, sbloccheremo la chiave. Eccola qua. Abbiamo sbloccato appunto la chiave, che l'ho detto ormai 8 volte e mezzo. Non so perché il mezzo, ma vabbè. Comunque possiamo aprire la porta. Eccola qua. Nuova cesta, abbiamo sbloccato gli scheletri, che questi qua per colpirli bisogna dargli più di un colpo. Basta semplicemente continuare a colpirlo, alla fine muore. Oh, un po' di vita non fa mai male. Questi qui, ragazzi, fra un po' si attiveranno. Ci sono comunque delle cose che non avevo mai preso. Perché ci sono alcune cose segrete da fare che non le so. Una me la ricordo. Ok, abbiamo appunto attivato qualcosa. Appunto, abbiamo attivato questo meccanismo qui per passare. Si sono alzate quelle due pedane. Qui sblocchiamo i labirinti. Ovviamente so dove bisogna andare, per cui ci starò un attimo. Sto facendo il giro lungo. Ma non preoccupate, via che già arrivo. Ragazzi, non c'ho voglia di ucciderli. Allora, la chiave dovrebbe essere di là. Porca puttegna. Non ci avevo fatto caso che sei via la chiave. Dai, corri, omino. Sì, in questo gioco non c'è la corsa. La corsa. La corsa.
la corsa. Cos'è la corsa? Basta.